Buonasera e bentrovati a Notizie di Prato. TG resta ricoverato in gravi condizioni al Bambin Gesù di Roma, il piccolo bambino pratese colpito da una rara forma di epatite acuta, ancora senza una causa. Il piccolo è stato dichiarato candidabile al trapianto di fegato, ma al momento l'intervento non è in programma. Ci spiega tutto Claudio Vannacci. È sempre ricoverato in terapia intensiva al Bambino Gesù di Roma, dove è arrivato ieri pomeriggio dopo il primo ricovero al Santo Stefano e il successivo trasferimento al Mayer di Firenze, il bambino di Prato colpito da una rara forma di epatite acuta pediatrica per la quale ancora non è stata individuata la causa. Il bambino, che ha 3 anni e non 4 come emerso in un primo tempo, è stato ritenuto dai sanitari del pediatrico romano candidabile al trapianto di fegato, vista la gravità della forma acuta che lo ha colpito. Nel corso della giornata però l'opzione trapianto è stata accantonata e al momento non è in programma nessun intervento. L'ospedale Bambino Gesù sta rieseguendo tutte le analisi già realizzate nei ricoveri precedenti a Prato e al Mayer per cercare di comprendere la natura dell'infezione, che rimane ancora sconosciuta. Al momento sono state escluse tutte le epatiti conosciute e si sta indagando su una possibile infezione da adenovirus. Dal Bambino Gesù fanno sapere che alcuni casi di epatiti acute di origine non conosciuta vengano ogni anno registrati nella misura di poche unità. La verifica ora è per capire quanto questi episodi siano ora frequenti e se possano essere riconducibili a quanto sta accadendo nel resto d'Europa, dove in poche settimane si sono registrati almeno un centinaio di casi analoghi. Abbiamo intervistato il primario di pediatria del Santo Stefano, Pier Luigi Vasari. È stata determinante per il piccolo la veloce diagnosi di quello che gli stava accadendo ed è merito dell'equipe, appunto, del dottor Vasari. Sentiamo. Il bimbo di 3 anni residente a Prato, colpito da epatite acuta pediatrica, è arrivato al Santo Stefano martedì sera accompagnato dai genitori, preoccupati per qualche linea di febbre e difficoltà respiratorie. Le sue condizioni sono peggiorate il giorno seguente, quando si sono aggiunti strani dolori all'addome, transaminasi molto alta ma negatività alle epatiti più comuni. Abbiamo anche poi fatto un'ecografia che ha dimostrato la presenza di un'infiammazione a livello della colecisti. È in quel momento che l'equipe guidata da Pierluigi Vasari ha capito che con ogni probabilità eravamo di fronte a questa nuova patologia virale molto aggressiva che sta colpendo in un breve lasso di tempo i bambini sotto i 10 anni. Avevamo già identificato, letto alcuni articoli che dicevano che poteva esistere questa epatite acuta molto 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 seria. Abbiamo approfondito poi le indagini e al momento che abbiamo comunque identificato la gravità del quadro, il bambino è stato poi trasferito presso il centro nostro di riferimento, che è il Mayer. Devo dire di essere particolarmente orgoglioso del mio gruppo. In attesa di belle notizie dal Bambin Gesù di Roma, dove il piccolo è stato trasferito, è il momento di capire qualcosa di più sul piano scientifico. Le ipotesi al vaglio dei ricercatori mondiali sono diverse, ma senza molte certezze. Il nesso con il Covid è controverso, anche se il bambino pratese ha questi anticorpi. Si pensa piuttosto all'adenovirus in forma aggressiva e al fatto che il lungo periodo di isolamento Covid abbia reso i nostri piccoli senza memoria immunologica. Avendo vissuto questo periodo un pochettino ai margini della società, quindi meno contatti con gli altri bambini, meno possibilità di venire incontro via via a tutti i virus che circolano normalmente nell'ambiente, non abbiano sviluppato sufficienti anticorpi e che quindi in alcuni soggetti ci possa essere una maggiore aggressività di questi virus. Il dottor Vasari sottolinea comunque che l'allarmismo è fuori luogo. Ancora siamo nella fase di studio, di verifica e non abbiamo una causa o motivi di particolare allarmismo da dover sostenere. Restiamo in ambito sanitario per una bella notizia. Dal governo, dallo Stato, arrivano i soldi per la costruzione della nuova palazzina del Santo Stefano e per il distretto di San Paolo. Sentiamo. Il 28 aprile prossimo sarà ricordata come una data importantissima per il futuro della sanità pratese. Quel giorno infatti la conferenza Stato-Regioni approverà l'accordo di programma integrativo con la Regione Toscana sugli investimenti ex articolo 20 della legge 67 del 1988, tra cui la nuova palazzina del Santo Stefano e il distretto Casa della Salute di San Paolo. Strutture che determineranno la svolta nella risposta territoriale alle esigenze sanitarie dei cittadini. La notizia era attesa da settimane con la pubblicazione dell'ordine del giorno
di questo organo diventa realtà. Subito dopo l'approvazione le risorse saranno trasferite alla Regione. Interpellato da Notizie di Prato TG, il sindaco Matteo Bifoni ha confermato tutto. Per lui è la chiusura perfetta del cerchio. La battaglia per rafforzare il Santo Stefano e i distretti territoriali di fronte alle evidenti difficoltà del sistema è partita all'inizio del suo primo mandato e con ogni probabilità riuscirà a vedere l'apertura del cantiere di entrambi gli interventi entro la fine del secondo. Dare una risposta vera, importante, a un pezzo di città che ha una necessità e soprattutto mettere in condizione i nostri medici, i nostri infermieri, la nostra struttura di lavorare ancora meglio nell'interesse intero di una comunità. La prima vittoria per lui e l'allora sottosegretario alle telecomunicazioni Antonello Giacomelli è stata ottenere dal governo i 10 milioni di euro sui 19 e mezzo previsti tra progettazione, costruzione e messa in funzione. Ora può mettere la seconda bandierina, quella che mette al sicuro il risultato finale. La copertura della cifra residua, 9 milioni e mezzo di euro, attraverso i fondi statali ex articolo 20. Con la copertura finanziaria completa, infatti, l'AS Toscana Centro può bandire la gara d'appalto. In realtà, rispetto al progetto preliminare del 2017, i costi di costruzione sono lievitati di circa 3 milioni di euro a causa del rincaro delle materie prime e delle modifiche pensate in funzione del Covid, ma saranno coperti dall'AS Toscana Centro che a breve pubblicherà il proprio piano degli investimenti. Discorso analogo per il distretto Casa della Salute che sorgerà in via Toscanini, una struttura che i cittadini di San Paolo attendono da 8 anni, da quando cioè è stato chiuso il vecchio distretto. I progetti esecutivi sono pronti e nel caso di San Paolo c'è anche il permesso a costruire. La pubblicazione di entrambe le gare avverrà quindi a breve. Si punta all'aggiudicazione entro l'anno. È presumibile quindi pensare che avremo l'apertura dei due cantieri nel 2023. Torniamo a occuparci della baby gang dell'Omnia Center, perché dalle indagini è emerso che operava anche davanti alle scuole. Ci sono altri 5 denunciati. Nadia Tarantino. Molestie, aggressioni, insulti omofobi e razzisti, ma anche danneggiamenti, tentativi di furto, atti vandalici. Sono le accuse che i carabinieri hanno mosso contro altri 5 minorenni, tutti italiani tra i 15 e i 16 anni, denunciati perché ritenuti di appartenere alla baby gang che da mesi imperversa fuori e dentro l'Omnia Center a Parco Prato, ma anche fuori dalle scuole, come avrebbero accertato le ulteriori indagini compiute in seguito alle prime 3 denunce la settimana scorsa a carico di altrettanti minori, dopo i pesanti insulti razzisti rivolti contro 2 donne cinesi, una delle quali è anche malmenata. Sale dunque a 8 il numero dei giovanissimi finiti nei guai dopo le richieste e le segnalazioni arrivate non solo dalla direzione dell'Omnia Center, ma anche dalle famiglie che frequentano la multisala, i negozi, i ristoranti, le attività che lo compongono. Gli investigatori hanno aperto 2 nuovi fronti. Il primo, le vessazioni contro gli studenti di un istituto superiore. Insulti omofobi e minacce principalmente, ma anche un caso di aggressione fisica. Uno studente in particolare sarebbe stato picchiato dalla baby gang. Il secondo fronte, i danni provocati all'Omnia Center. Tra marzo e aprile il gruppo avrebbe danneggiato le ringhiere della scalinata esterna, divelto una cassetta postale, rimosso la copertura delle tubazioni dell'impianto di condizionamento, sfondato con calci alcune parti in cartongesso al primo piano, tentato il furto di un distributore automatico di bibite e snack, danneggiato una macchina cambia monete e il muro su cui era appoggiata. A questo si aggiunge lo svuotamento di estintori e il danneggiamento delle porte automatiche di ingresso e uscita al centro commerciale. Accusa il marito di averla picchiata e violentata, ma davanti al giudice ritratta tutto. Sentiamo Nadia Tarantino. Dopo aver denunciato i maltrattamenti, le violenze, le costrizioni, gli abusi a cui il marito l'avrebbe sottoposta per mesi, ha ritrattato tutto e lo ha fatto davanti al giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Prato nel corso dell'incidente probatorio fissato proprio per mettere di nuovo nero su bianco e una volta per tutte le accuse. Accuse pesanti che lo scorso ottobre avevano dato il via a un'inchiesta della Procura. Da una parte l'uomo pakistano di 33 anni, incensurato, un lavoro da magazzino, dall'altra la moglie connazionale di 30 in Italia da nemmeno un anno dopo il ricongiungimento familiare seguito al matrimonio. Secondo il racconto fatto dalla donna, il marito l'avrebbe presa più volte a schiaffi, pugni e calci, le avrebbe rivolto minacce di morte impugnando un coltello, l'avrebbe costretta a rapporti sessuali e poi lasciata per giorni senza acqua e senza cibo, chiusa a chiave in casa. La donna, quando chiese aiuto, raccontò anche che il marito cercava di convincerla ad avere rapporti
sessuali a pagamento con altri uomini. Il 33enne finì sul registro delle notizie di reato per maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e sequestro di persona. La donna, dopo la denuncia, fu accolta in una struttura protetta e lì vive ancora ora. La 30enne oggi è comparsa in tribunale per l'incidente probatorio, ma non ha confermato le accuse, ancorate anche ai referti dell'ospedale, oltre che arricchite dai dettagli rilasciati alla polizia giudiziaria lo scorso autunno. Presente in aula il marito. Nelle prossime settimane si conoscerà il destino dell'inchiesta. Cambiamo argomento. In mostra a Palazzo Pretorio fino al 31 luglio l'ultima serie di ritratti eseguiti dall'artista Pietro Costa utilizzando, pensate, come pigmento il sangue delle persone ritratte. Claudio Vannacci. In mostra a Palazzo Pretorio i ritratti realizzati dall'artista Pietro Costa tra il 2018 e il 2022, selezione più aggiornata della serie Blood Works, che l'artista ha intrapreso dalla fine degli anni 80 e che indaga la ricerca dell'identità tra arte e scienza, il concetto di ritratto fisico e biologico. Costa, in queste opere, utilizza una tecnica particolare che prevede di usare come pigmento anche il sangue della persona ritratta. I motivi di questa scelta li spiega l'artista stesso. La gente diventa un po', diciamo, repulsive quando si parla di sangue, però il sangue è una cosa naturale, ci fa vivere e infatti è il materiale che ci permette di rappresentarci o di rappresentare la nostra umanità più diretto, perché adesso lo capiamo. Quindi nel sangue si scopre che noi cosa beviamo, cosa mangiamo, la plastica microcristallina che esiste nel nostro corpo. Quindi, e poi è un materiale molto, diciamo, ecologico. L'esposizione Pietro Costa, Ritratti Portraits, a cura di Chiara Spangaro, sarà visibile fino al 31 luglio ad ingresso libero e valorizza il legame dell'artista con la città toscana, dove ha lavorato alla prima serie The Family Portraits, gli 8 ritratti realizzati nel 2019 che attraversano 3 generazioni a partire dal patriarca Giuliano Gori, storico collezionista e mecenate pratese. In mostra saranno presenti anche altri ritratti che raffigurano singoli e nuclei familiari, come quelli di padre e figlio, Sandro e Gianni Veronesi, e di altri cittadini, pratesi e non. Ed è tutto, vi ringrazio per averci seguito, vi auguro una buona serata.